L'arte di Bruno Munari, a quasi 20 anni dalla sua scomparsa, appare ancora all'avanguardia. Un eccezionale complesso di pittura, scultura, sperimentazioni nelle tecniche più varie e innovative, senza escludere grafica, design, editoria, i laboratori per bambini. Al genio di Munari dobbiamo il superamento dell'opera d'arte chiusa a favore della processualità del fare. Alla produzione pratica si aggiunge una produzione teorica altrettanto ricca e lucida. Si chiedeva lo stesso Munari nel 71, l'arte, che un tempo era privilegio di pochi uomini, sta diventando un'espressione possibile a ciascuno di noi? Si sta riducendo positivamente la distanza tra l'artista e l'uomo normale? Munari si è sempre preoccupato che il suo lavoro fosse di stimolo al fare, in modo che il fruitore potesse impadronirsi delle regole tecniche e creative, acquisendo nuove competenze e conquistando la capacità di reinventare. È ciò che accade a Palazzo Pretorio, dove alle stanze contemplative si alternano stanze nelle quali i visitatori possono sperimentare varie attività. In una mostra su Munari, le stanze del fare non sono solo didattiche, ma parte integrante dell'opera, in quanto la stessa attività è opera vera e propria progettata dall'artista. Munari mette in questione l'opera d'arte chiusa, unica, irripetibile, intangibile, e sperimenta con straordinario anticipo l'opera come processo, presupposto di molte tendenze successive.